Nuova collezione, nuovo video e nuova serie sul canale dedicata a One Piece e al suo 25esimo anniversario. Oggi andremo ad aprire insieme lo starter pack di questa nuova collezione Panini di carte dedicata al mostro di One Piece. Rimanete fino alla fine del video, ragazzi, perché ho un paio di cose da dire su Panini. Iniziamo! Ecco qui lo starter pack ancora nella sua confezione, dallo sfondo nero e la grafica molto accattivante che mi piace molto. Vi ricordo che al prezzo di 10 euro potremo trovare al suo interno un album da collezione, tre bustine contenenti 8 carte ciascuno, più 5 carte in edizione limitata. Andiamo ad aprirlo e mentre lo apro, ragazzi, voglio dirvi che non sono un grande esperto di One Piece. Ho iniziato l'anime, l'ho recuperato da poco, sono arrivato più o meno all'episodio 165, se non sbaglio, quindi ho ancora un bel po' da vedere, quindi perdonatemi se magari non conoscerò qualche personaggio o farò un po' di confusione con i nomi. Allora, intanto vediamo i pacchetti che apriamo più tardi. Prima vediamo le carte in edizione limitata che già mi piacciono un botto. Riflettono tantissimo la luce, ma sono davvero molto molto belle. Con questo abbigliamento particolare che dovrebbe essere della saga di Egghead, che ovviamente ancora non ho visto, non ci sono arrivato essendo all'episodio 165, ma comunque molto bella, soprattutto questa Nami, bellissime. Vediamo il retro, classico, con questo colore amaranto, limited edition card, ok. Vi ricordo che le carte in edizione limitata dovrebbero essere 10, quindi qui nello starter pack ne troviamo 5, poi le altre 5 le troveremo invece negli eco blister che arriveranno, le ho ordinati sul sito Panini, ma arriveranno. Questo è il raccoglitore che abbiamo già visto in altre collezioni Panini, un semplicissimo raccoglitore con delle buste da 9 slot, 9, 18 se volete fare fronte retro, e la copertina che dovrebbe essere rimovibile, adesso vediamo un attimo, sì, dove c'è appunto questa sorta di album con varie informazioni su One Piece e sul suo 25esimo anniversario, molto belle le illustrazioni, abbiamo la ciurma di cappello di paglia, poi i pirati con la flotta dei 7, le supernove delle peggiori delle generazioni, la marina del governo mondiale, insomma qualche informazione, e poi abbiamo la tanto amata checklist con tanto di immagini, bellissimo. Abbiamo la possibilità di flaggare due parti, due quadrati, perché c'è, vi ricordo, per ognuna delle 200 card, 150 di base più 50 speciali per l'anniversario, ci sono la versione parallel e la versione standard. Quindi in questo caso potremmo flaggarle entrambe, casomai trovassimo sia la standard che l'altra. Mi correggo, solo delle 150 c'è questa doppia versione, mentre delle rimanenti 50, quelle speciali del 25esimo anniversario, c'è un'unica versione. In più, come vi dicevo in precedenza, le 10 card in edizione limitata. Abbiamo anche una serie di adesivi che possiamo incollare per andare a incollare sulle pagine, per andare a numerare appunto le varie card che troveremo e che inseriremo nel raccoglitore. Invece in questa seconda copertina è semplicemente un cartoncino con questa bellissima immagine e con TV Animation One Piece 25esimo anniversario, molto bella, in un cartoncino abbastanza rigido, non si apre, quindi questa è molto molto bello il raccoglitore, insomma è quello Panini standard, fate conto che con 10 euro avete tutta questa roba. Ogni pacchetto costa all'incirca 2 euro, ragazzi, quindi 2, 4, 6 più il raccoglitore, le carte diciamo vengono considerate all'interno del prezzo, quindi il raccoglitore si paga all'incirca 4 euro. Andiamo con il primo pacchetto. Intanto le card mi piacciono, sono le classiche card Panini con questi bordi per niente stondati, quindi bordi vivi, e insomma, però
Le carte sono sempre di un cartoncino abbastanza rigido, nulla di particolare e la qualità comunque mi sembra abbastanza buona. Solito contorno per quelle che credo siano quelle un po' più comuni. E qui abbiamo la prima carta praticamente full art, bellissima, mi piace. E queste invece mi piacciono molto, vedi, queste non le avevo mai viste e sono belle con questa sorta di disegno dei personaggi. Bello, questo era il primo pacchetto, andiamo avanti con il secondo. Poi ragazzi vi ricordo che farò un altro video in cui andremo ad aprire il box contenente ben 18 pacchetti. Come al solito questa sarà una serie, quindi cercherò di portarvi qualche video e cercherò anche di portare a termine la collezione e poi di portarvi appunto anche la collezione completa. Questo è un altro tipo di olografia, appena accennata, così come anche questa. Vediamo se sul retro c'è scritto. No, sono solo numerate, ma non mi sembra che ci siano scritti, ad esempio, i nomi dei personaggi, no. Ok. Andiamo con il terzo, invece, ed ultimo pacchetto, che è questo. Ok, io ragazzi, praticamente questi personaggi non conosco praticamente nessuno, a parte lui, perché sono, vi ripeto, al 165esimo episodio. Ah, bellissima anche questa. Queste mi danno l'idea di non essere particolarmente comuni, queste carte qui. È anche molto bella, secondo me. E non so se fanno. No, è la 24, quindi niente. Molto bella anche questa di Luffy. Volevo un attimo vedere una cosa, se c'era la divisione in qualche forma di rarità, lo vediamo insieme perché ragazzi io sono totalmente in blind, è la prima volta che apro questo starter pack, che vedo le carte, ho visto qualche immagine qua e là. Ah, ok, vedete, infatti ci sono le 150 card base, poi 50 card anniversario, poi c'è le carte dedicate a Rufy, ciurma di cappello di paglia, cioè sempre ciurma di cappello di paglia, poi abbiamo ciurma di cappella di paglia, amici della ciurma, pirati, pirati, quindi ci sono una sorta di categorie, delle categorie molto ampie. Poi supernove, pirati, ancora pirati. Abbiamo i rivoluzionari e flotta dei sette, la marina e altri personaggi. Poi nell'ultima pagina abbiamo 9 foderi rossi, frutti del diavolo, special card 25° anniversario che poi sono appunto le ultime 50. Quindi queste sono le card nelle loro categorie di questa collezione. Eccomi di nuovo qui per la conclusione di questo breve video. Innanzitutto volevo scusarmi con tutti i fan di One Piece, ve lo prometto, cercherò di mettermi in pari il prima possibile con l'anime e la sua interruzione fino ad aprile 2025 viene il mio aiuto. Quindi ragazzi, vi prometto che mi metterò in pari quantomeno per quella data. Per quanto riguarda la collezione Panini, le carte mi sono piaciute tanto, sia nelle illustrazioni sia nella qualità. È sempre la solita qualità Panini, ma in questo caso sembra che ci abbiano messo quel qualcosina in più. Il materiale è abbastanza rigido, i bordi non ho trovato nessun bordo rovinato o quant'altro, insomma, meglio delle Marvel Battles, ma comunque si potrebbe sempre fare di meglio. Per il prezzo, però, ragazzi, direi, soprattutto di questo starter pack a 10 € con tutta questa roba, ne vale veramente la pena. E le carte in edizione limitata sono bellissime, super colorate, una olografia abbastanza di base, ma comunque molto belle da vedere. Ora, ovviamente arriverà un altro video perché la collezione è molto bella e voglio completarla. Le card sono tante, sarà anche difficile trovare la versione parallel, che però non mi interessa, cercherò quantomeno di avere tutte e 210, incluse quelle in edizione limitata, le carte. Quindi nel prossimo video che arriverà a breve apriremo insieme il box composto da 18 pacchetti. Ora, prima di concludere il video, giusto due parole. Questo starter pack che avete visto oggi è in realtà il mio secondo, nel senso che il primo l'ho preordinato ben 2 mesi fa. Quando uscì il preordine sul sito Panini, io preordinai il tutto, prenotai starter pack, box ed eco blister. Quando io faccio un preordine di qualcosa, mi aspetto che questa cosa mi venga inviata il giorno stesso della release, o quantomeno, se proprio questa cosa non si può, ma spedirla il giorno stesso della release.
Ad oggi è il 16 di ottobre, il giorno in cui sto registrando questo video, ancora il pacco non è stato nemmeno spedito, ma è stato disponibile da subito nelle edicole. Quindi Panini si è presa i miei soldi subito, a luglio, credo luglio-agosto, appena è uscito il preordine di questa nuova raccolta, ma non ha spedito in tempo. Quindi prima ha preso i soldi, poi ha dato i vari starter pack, box e quant'altro alle edicole e poi chissà quando spedirà. Ma io che ho fatto un preordine mi sarei aspettato almeno di ricevere prima rispetto alle edicole il mio box, il mio starter pack e il mio eco blister. Motivo per cui ho dovuto ripiegare per portarvi questo video il prima possibile, dove sono dovuto andare in edicola e prendere un secondo starter pack, un secondo box per potervi appunto portare in anteprima oppure il prima possibile queste carte. Questa cosa non è assolutamente giusta. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e appena riceverò da Panini questo pacco contenente questa roba, ovviamente vi porterò nuovi contenuti e nuove carte, nuovi video dedicati a queste carte. Se il video vi è piaciuto ragazzi mettete mi piace, mi aiutate tantissimo in questo modo, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, a presto!